Ciao a tutti, è lunedì mattina. Se tutto va bene, mi dovrebbero dimettere oggi tra qualche ora, nel primo pomeriggio, speriamo. Ho tolto un attimo ossigeno perché nella posizione in cui faccio di solito video ho le tende aperte, quindi avrei avuto la luce contro. La mia situazione sembra alquanto stabile, spero, anche perché con tutto il tempo che sto aspettando è meglio che sia stabile, che non migliori e non peggiori. Aspettando notizie dall'ambasciata italiana qui a Tokyo. Ieri ho conosciuto il console insieme al signor Fabio Maiorano, che mi sta davvero davvero aiutando, è il mio angelo custode qui a Tokyo. È veramente veramente gente in gamba, molto gentile, che si hanno preso a cuore la mia situazione e cercano di fare di tutto per farmi tornare a casa. Quindi dell'ambasciata italiana non posso altro che parlare bene, grazie. Il console, tra l'altro, ieri mi ha portato anche un regalo, una tazza dalla Danimarca, lo ringrazio moltissimo, lui e sua moglie, e ringrazio di cuore tutti quelli che mi sono stati vicino, a voi che mi avete lasciato un messaggio, sotto i video, un messaggio privato, anche purtroppo a volte anche solo un grazie che vi scrivo vuol dire molto di più, ma più delle volte non scrivo di più perché per stanchezza, perché magari sto parlando con la mia famiglia e quindi non ho tanto tempo, nonostante sia in un ospedale a non far nulla. Nell'info box da ieri ho messo anche il mio codice PayPal, ve lo dico per essere trasparente. La sanità qui in Giappone è molto cara e non vi sto chiedendo soldi, cioè in realtà sì, ma se potete anche un piccolo contributo per fondo salute. No, perché appena con due ricoveri che ho fatto qua mi sono partiti quasi 3.000 euro e ho praticamente svuotato il mio, come si chiama, il mio libretto qua, ho finito i soldi ho esaurito i soldi del mio stipendio, che no, non era 3.000 euro, purtroppo, ma anche i miei risparmi li ho prosciugati per poter pagare le cure. Fortunatamente ho la mia famiglia che mi sta anche aiutando, però vorrei ridargli un giorno questi soldi, quindi preferirei non avere debiti con loro. Quindi, se possibile, se avete voglia, se vi va, se ne avete disponibilità, vi chiedo qualcosina qui sotto, nell'info box vi lascio il link al mio PayPal. Purtroppo non posso darvi nulla in cambio se non la mia riconoscenza, la speranza di un giorno guarire e poter abbracciarvi tutti dal vivo, invitarvi qua in Giappone a vostre spese, ovviamente, perché cazzo costa. No, adesso scherzi a parte. Purtroppo non posso darvi niente in cambio. Anche se non la promessa di impegnarmi a guarire, ritornare a fare video in futuro, magari con la GoPro che ho in Italia. E
e spero di poter ritornare a fare video dal Giappone con la GoPro, con la ragazza, insieme a lei, e di intrattenervi come meglio possibile. Detto questo, mi allontano un attimo. Dio mio, i capelli. Oggi a Tokyo c'è una bella giornata. Il tifone è passato. Quindi non piove più. Sono leggermente affannato, ma si resiste. Detto questo, ringrazio chiunque ha viaggiato, ha donato qualcosina, si è tolto di tasca per darla a me e sarò riconoscente per molto molto tempo, perché nel momento del bisogno si nota chi ti dà una mano e anche chi mi è stato vicino in questo periodo non lo scorderò di certo. Ora basta con le cose melodrammatiche e quindi vi saluto, che mi vado a lavare i denti, che ho fatto colazione oggi, stessa colazione di ieri del video. Però cosa è cambiato? È cambiata la marmellata, stavolta era di arance e non di fragole. Questo vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona giornata. Non so quando caricherò il video, penso nel pomeriggio, usufruendo del wifi dell'ospedale. Piccolo sbadiglio, scusate. Buona. Andiamo a renderci presentabili, che più tardi, quando mi dimetteranno, verrà la mia ragazza ad aiutarmi, quindi vorrei presentarmi un po' al meglio per lei. Va bene? Vi ringrazio ancora, vi ringrazio per tutti i commenti che mi state lasciando, per tutto. Arrivederci.